benvenuti al nostro nuovo appuntamento con le pietre di Beauty. Oggi noi parleremo del trucco degli occhiali per chi soffre di miopia. Allora, basta adottare dei piccoli accorgimenti per avere un risultato wow. Dato che le lenti tendono in questo caso a rendere l'occhio un po' più piccolino, è necessario prestare attenzione nel truccarsi. Allora, innanzitutto, gli ombretti da utilizzare sono quelli sulle tonalità chiare, proprio per ingrandire l'occhio. Quindi, noi adesso facciamo l'esempio, vi faccio vedere gli ombretti che utilizzerò, che possono essere questo e questo, perché ovviamente bisogna tener conto anche di come siamo vestite, del nostro incarnato o del make-up. In questo caso io ho un rossetto rosso. Allora, quindi applichiamo un ombretto chiaro, tranquillamente, senza alcun problema, proprio per ingrandire l'occhio. Noi dobbiamo, proprio la nostra attenzione, la nostra priorità è proprio questo, dobbiamo focalizzarci su questo aspetto. Quindi io vi faccio vedere, ovviamente anche in maniera simbolica, gli esempi appunto di ombretto chiaro da mettere. Io ho scelto un ombretto molto chiaro, ad esempio, poi sto tenendo il contrasto con un altro un po' più scuro. Un altro accorgimento da adottare riguarda l'highlights da utilizzare sotto il sopracciglio, che adesso vi faccio vedere. Li prendo un pochino, lo passo qui, vedete che già l'effetto si vede, ecco qua. Quindi ombretto chiaro e perlato, highlight sotto il sopracciglio, altro è il mascara. Il mascara si mette in abbondanza proprio per garantire un effetto wow. Io già un po' l'avevo messo. Parte superiore e parte inferiore indistintamente. Anche qui. Ok. Un'altra cosa a cui prestare attenzione è il seguente. Non mettere l'eyeliner. Il motivo è molto semplice, perché va a rendere l'occhio più piccolino. Quindi, ricapitolando, ombretto chiaro, no eyeliner, punto luce sotto il sopracciglio, sopracciglia curata, ma questo abbiamo detto che vale a prescindere. Quindi questi sono dei piccoli accorgimenti per avere un effetto più naturale nel nostro make-up, quindi in particolar modo per chi soffre di miopia. La volta scorsa abbiamo fatto invece per chi soffre di presbiopia. Quindi io spero che queste piccole nozioni vi siano state utili anche stavolta, spero che mi seguirete anche la prossima volta, quindi io non posso che ringraziarvi, augurarvi un buon proseguimento di giornata, darvi un bacio e alla prossima, ciao!